Bentornati, oggi vi propongo una nuova ricetta della famiglia Fellini che vi preparerà una zuppa di ceci, baccalà e asparagi. Provatela, è ottima! Buongiorno a tutti! Ciao a tutti! Buongiorno! La famiglia Fellini quest'oggi vi propone una zuppa di ceci con baccalà e punte d'asparagi. Sarà un successone! Dunque, gli ingredienti della ricetta di oggi sono sufficienti per 4-5 persone. Allora, abbiamo 6-7 filetti di baccalà, degli asparagi già bolliti, due barattoli di ceci, un bicchiere di vino bianco, dell'aglio, del latte, l'olio, sale, pepe e qualche foglia di alloro. Amore di papà, dimentichi da mettere il rosmarino. Ah, giusto, e anche un ramoscello di rosmarino. Trasferisco il baccalà in una pentola e lo ricopro con il latte per far andare via il sapore forte del baccalà. Lo lasciamo per una mezz'oretta circa, aggiungo le foglie d'alloro e un pochino di sale. Lasciamo così per circa una mezz'oretta. Allora, cominciamo col mettere dell'olio in padella, poi aggiungiamo l'aglio in camicia, uno spicchio d'aglio in camicia e il rosmarino. Accendiamo e aspettiamo che si riscaldi un pochino l'olio. Abbiamo scolato i ceci. A chi dovessero dare fastidio può levare la buccia, ma è un lavoraccio, comunque se proprio non la sopportate, e mette i ceci in padella a farli insaporire. Vediamo un po'. Condisco con del sale. Metterei anche un po' di pepe. Li lasciamo andare 5 minuti. Intanto diamo un'occhiata al nostro baccalà. Il latte bolle. Ecco, a questo punto possiamo sfumare un po' con il vino. Aspettiamo che evapori. Lasciamo ancora andare i ceci per un po' e ci vediamo fra qualche minuto. Spegniamo il baccalà, intanto nei ceci è evaporato il vino, aggiungiamo mezzo bicchiere d'acqua e li lasciamo cuocere con fuoco un pochino più basso per altri 10 minuti. Intanto scolo il baccalà. E lo tengo da parte. Togliamo le foglie d'alloro e riduciamo in poltiglia il baccalà con una forchetta. Anche con l'aiuto di un coltello se occorre, insomma, però è abbastanza morbido. Se vuoi ti do un coltello così Grazie. magari. Allora, dopo prendiamo i ceci che ormai sono pronti, li mettiamo qui e prendiamo un paio di cucchiai di asparagi. Frulliamo il tutto, ma non lasciamo qualche cecio intero. Quindi frulliamo, ma non a ridurlo proprio in poltiglia. Qualcosa è rimasto intero e qualcosa
Poi regolatevi voi, se serve aggiungete altra acqua, dipende quanto la volete cremosa, calda naturalmente o a temperatura ambiente. Mettiamo nel piatto la nostra zuppa, aggiungiamo un filo d'olio. Qualche punta d'asparago. Avevamo precedentemente lessato. E poi mettiamo un pochino del baccalà che abbiamo cotto prima nel latte. Ecco, il piatto è pronto e buon appetito a tutti. Allora, il piatto è finito e questo è il risultato. È il Allora, momento dell'assaggio. dall'aspetto sembra buono, adesso assaggiamo anche. Buonissimo, come tutti i piatti. Grazie, amore. Grazie. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao. Ciao, ciao, ciao.